Buongiorno, buon pomeriggio ragazzi. Sto facendo un video, non mi sembra fosse neanche giusto farlo, non mi sembra neanche giusto parlare di questa cosa. E allora, purtroppo, come tutti sappiamo tutti che quel maledetto virus sta colpendo anche noi italiani. Infatti sono recente passa casi di infetti, 200 casi di infetti e 7, se non sbaglio, 7 morti in colpa del coronavirus, 200 come ripeto, e passa infetti. E ora, come ho letto, si è visto pure un contagiato anche a Palermo, mi sembra, e un altro contagiato a Bergamo, mi sembra, se non sbaglio. Non voglio dare informazioni che non sono vere, eh? Ho letto su Google che c'è stato un contagio a Palermo, mi sembra che viene da Bergamo, oppure non so, non ho capito bene. Comunque si sta diramando in modo troppo brutto questo virus. Si sta diramando troppo. Già in Cina ha fatto un bel botto di danni, ha ucciso molte persone in quarantena, molte persone sono a rischio vita. E cosa possiamo fare? Possiamo aggrapparci alla fede, possiamo aggrapparci all'onnipotente Dio che faccia passare tutto, che l'onnipotente Signore Gesù mette la mano sul mondo e spazza via questo virus, perché credo se non si trova nessuna soluzione a questo virus può fare veramente molto, ma molto più danno di quello che sta accadendo. Sto leggendo anche cose fra discriminazioni, che il sud vuole chiudere le frontiere a quelli del nord, e ci sono due cose. Per me non mi sembra giusto chiudere queste frontiere, perché ci dobbiamo aiutare a vicenda, però dall'altra parte è anche giusto chiuderle, perché non è giusto e contagiare altre persone. Io ovviamente farei scendere quelle persone che non sono contagiate, non metterei il divieto a tutti quelli del nord, assolutamente non metterei il divieto a tutti quelli del nord, perché non è giusto. Ci sono anche quelle persone che non sono infette e qua invece stanno mettendo il divieto a tutte, e non mi sembra una cosa molto giusta. E purtroppo stanno accadendo cose molto brutte, discriminazioni, cose. Ce l'hanno tutti contro questi cinesi, ma non è colpa loro, non è colpa dei cinesi. Purtroppo è un virus che non è colpa dei cinesi, non ce la dobbiamo avere con i cinesi. Purtroppo è una cosa che doveva succedere. E ognuno credo che abbiamo il discrino scritto, non è che è colpa dei cinesi o i cinesi l'hanno fatto apposta per fare questo virus, per infettare il mondo. Non è che è una cosa che tutti ora insultano i cinesi, insultano tutti i cinesi. Non è giusto, non è assolutamente giusto. Non dobbiamo essere razzisti, non dobbiamo essere razzisti, perché non ce la dobbiamo avere con i cinesi, e ci dobbiamo volere tutti bene in questo istante, in questo momento. Ci dobbiamo tutti volere bene e metterci con la guida di Gesù Cristo, con le mani di Dio, ad aiutarci a superare questa calamità, perché penso che sia una bella calamità. Mi è arrivato fino in Sicilia, in Italia, dove ci sono state 7 morti. Anche però a Palermo c'è stato un contagio. Si sta diffondendo troppo velocemente questa cosa.
Il Signore ci può liberare, il Signore ci può liberare, perché si sta molto molto dilagando questa malattia. Non sappiamo come, ma si sta dilagando troppo velocemente. Mi sembra siamo il terzo stato mondiale, europeo, mondiale, a essere contagiati. Cosa possiamo fare? Credo ci dobbiamo mettere, intanto dobbiamo, la prima cosa dobbiamo cercare in fede in Dio e poi nei medici, che possono scoprire un farmaco contro questa malattia terribile. Questo contro il coronavirus, cosa si può fare? Niente. Pregare, 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 pregare a Dio onnipotente che ci possa aiutare contro questo maledetto coronavirus. Solo questo possiamo fare.